l'epilogo è giunto ed è l'epilogo che nessuno di noi si aspettava alla vigilia di una stagione che avrebbe dovuto riportarci in Serie A. Nessuno di noi si aspettava che il Lecce potesse chiudere la stagione in questa maniera, soprattutto dopo un fantastico febbraio in cui il Lecce è riuscito a cavalcare, a risalire la china di una stagione che si era messa così così. Un Lecce che si era attestato al secondo posto, ma che poi ha avuto un crollo verticale con le 4 sconfitte nelle ultime 6 partite e la sconfitta negli scontri diretti contro Cittadella e Monza. Un Lecce che è stato padrone del proprio destino sino a febbraio, appunto, ma che poi, complice una serie di situazioni, ha dovuto accontentarsi dei playoff ed è arrivato ai playoff in maniera stanca, con molte certezze che lo avevano guidato, queste certezze erose dalle sconfitte, appunto, delle ultime partite. E è andata così. Siamo rammaricati. Corini ieri in post partita si è mostrato veramente rammaricato. Corini, così come lo staff, così come la squadra, così come i tifosi, erano convinti che si potesse salire la china. Dicevamo, il mister Corini era convinto che si potesse, con questa squadra, con questo organico tra i più competitivi della Serie B, si potesse salire. E noi avevamo cullato questo sogno, l'abbiamo cullato per gran parte di questa stagione, tra alti e bassi, ma alla fine è andata così. E tra l'altro c'è stato questo déjà vu, per cui Mancosu ha sbagliato l'ennesimo rigore decisivo. L'anno scorso gli era capitata la stessa situazione con il pallone della salvezza sui piedi dagli 11 metri e aveva fallito, tanto che da lì a poco il Lecce sarebbe retrocesso. Ieri, se avesse segnato quel rigore, staremo a parlare di un'altra partita, di un Lecce coraggioso, di un Lecce poderoso che si sarebbe giocata finalmente la qualificazione in A in finale. E cosa ha sbagliato il Lecce? Sicuramente la squadra di quest'anno è stato un cantiere e siamo partiti con un organico molto diverso dall'organico che poi ha finito il campionato. Siamo partiti con dei titolari molto diversi dai titolari che poi hanno finito il campionato. A gennaio è arrivata una sferzata di entusiasmo perché si sono aggiunti in organico dei giovani promettenti che però hanno ci hanno messo tanto tempo per ambientarsi, per risultare veramente decisivi all'interno di questa squadra. Un altro grande difetto che, se vogliamo, ha inficiato un po' il cammino altalenante del Lecce sicuramente è stata la difesa. Una difesa che ha rivisto come protagonista i soliti Giuliano e Meccarillo. Una difesa che evidentemente anche in questa categoria non è all'altezza, in quanto ancora una volta il Lecce si è reso famoso per essere una delle peggiori difese del campionato, cosa che era successa a ragion veduta l'anno scorso, ma si trattava di Serie A.